insomma, per affermare la legalità nel nostro paese, quindi il ricordo assieme al giudice Falcone deve essere sempre vivo nel nostro cuore, nella nostra mente, perché quell'esempio possa essere seguito un po' nel corso della storia di questa nostra nazione. Poi abbiamo fatto la passeggiata anti-racket, l'ultima l'abbiamo fatta a dicembre, ed anche oggi è stata una passeggiata che ha visto la popolazione entusiasta, insomma, di questo percorso e del tipo di lavoro che si sta facendo sul nostro territorio, e quindi io a nome dei nostri cittadini che mi hanno avvicinato ringrazio Tano Grasso e Nino Daniele, Radio Siani, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i commercianti soprattutto, che hanno cambiato il corso e la storia di questa nostra città. Voglio fare un ringraziamento particolare, ma di vero cuore, insomma, è la prima manifestazione pubblica dove ho la possibilità di poterlo fare, Silvana Fucili, insomma, Raffaelina Ottaviani, insomma, sono insomma la spina dorsale, insomma, del gruppo femminile di questa nostra associazione. Voglio fare i ringraziamenti a Tano Grasso e Nino Daniele, gli ultimi avvenimenti, insomma, che ci sono stati in città e che mi hanno visto ingiustamente in primo piano, in una situazione della quale io non ho responsabilità. Ebbene, io devo testimoniare che sono state le prime persone a chiamarmi, manifestandomi subito la piena solidarietà, e sono state le persone che ho avuto costantemente vicino in quei giorni, insomma, che per me sono stati particolari. Quindi in modo commosso li ringrazio di cuore veramente. Questo a significare che non sono solo cittadini onorari della nostra città, ma sono cittadini veri. Il generale che ha il ricordo di questi avvenimenti, parleranno il dottor Cananzi, presidente dell'Associazione Magistrati di Napoli, che ringrazio vivamente per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi questa sera, e Tano Grasso, che di quegli eventi, diciamo, in qualche modo è testimone, partecipe, e con il suo impegno, con la nascita, con l'ideazione, la nascita della FAI, la Federazione Anti-Racket, ha trovato il modo non solo di far vivere nella memoria e nel ricordo, ma trasformare quell'esempio e quel lavoro in strategia che ha portato a risultati importanti nella lotta alle mafie. Io lo dico forte, lo dico come un esempio che si può seguire, si deve seguire ovunque, perché Ercolano, ve lo dico senza conoscere la realtà, se non attraverso le carte, attraverso gli atti, attraverso, diciamo, quello che si legge sui giornali, Ercolano è una realtà straordinaria, e voi di questo dovete essere molto orgogliosi, non poco, molto orgogliosi. Io vi parlo in punta di piedi, vi parlo in punta di piedi perché fare il magistrato per certi versi significa, per ragioni di funzione, stare dietro una scrivania e mantenere una distanza, perché bisogna essere imparziali. Vedete, una delle cose che Falcone e Borsellino ci hanno insegnato, oltre al loro sacrificio, è un metodo di lavoro. E quando loro, diciamo, loro ci hanno detto che nessuna carta deve andare perduta, ma il bravo magistrato è quello che sa leggere tutte le carte, con un'attenzione e un desiderio di ricerca della verità, che non può essere, diciamo, trascurato. Di provare a descrivere cos'era il nostro paese il 19 luglio del 1992. Da un certo punto di vista Paolo Borsellino ha cambiato la nostra storia, la storia del nostro movimento, tu questo non lo sai. Noi, cosa succede? Succede questo piccolo paese della Sicilia, Capo d'Orlando, dove nel 1990 nasce la prima associazione anti-racket, un paese a 150 km di distanza da Palermo,
è molto diverso da Palermo, cioè un territorio che non aveva mai avuto la storia e il radicamento mafioso. Nel novembre del 1991 giunge a sentenza quello che fu il primo famoso processo anti-racket di questo nostro paese, in cui l'associazione per la prima volta si costituì parte civile e 21 estorsori vennero condannati, la prima sentenza fra l'altro per associazione mafiosa del distretto giudiziario di Messina. Lui è un artista straordinario. Quando si dice la scuola della strada, non solo, ha fatto anche tantissime.